L'oratorio riapre in estate. È tempo di Summer Life. A Summer Life News, l'intervista esclusiva al parroco di Vezza d'Oglio. È tornato Super Mascherina, l'eroe più amato dai bambini. Prevenzione del contagio, le regole anti-Covid spiegate dai bambini. Buonasera e benvenuti a Summer Life News. In primo piano l'esperienza estiva vissuta nel nostro oratorio in un'estate orfana di Grest e Gresta Mare. La cronaca nel servizio di Davide Savon Zampatti. Il progetto educativo Summer Life, costruito e promosso da oratori diocesi lombarde per questa estate orfana del consueto appuntamento con il Grest, ha riaperto le porte anche del nostro oratorio dopo mesi di isolamento. Attenendosi alle indicazioni in materia di sicurezza e alle modalità consentite, il progetto, fortemente voluto da Don Oscar, ha accompagnato una parte dell'estate di bambini e ragazzi che dopo il lockdown dei mesi passati in casa e con le scuole chiuse, si sono finalmente ritrovati per stare insieme. L'estate inedita dell'oratorio si è così articolata per appuntamenti giornalieri, ai quali erano invitati bambini e ragazzi divisi per fasce d'età. Sono stati ripensati spazi, ambienti e tempistiche, mascherina per tutti, distanziamento sociale, misurazione della febbre all'ingresso, piccoli gruppi, rapporto numerico contingentato tra ragazzi e animatori, igienizzazione frequente delle mani, degli ambienti e del materiale per il gioco sono solo alcune delle attenzioni che gli animatori e coordinatori volontari, rigorosamente formati, hanno messo in atto per permettere lo svolgimento di Summer Life in totale sicurezza e hanno restituito un po' di normalità a questa strana estate 2020. Ai microfoni di Summer Life News parla Don Oscar. Lo ha incontrato per noi Stefano Fanetti. Don Oscar, cosa l'ha spinta a proporre il progetto Summer Life? Siamo stati spinti dal desiderio di incontrare i bambini, i ragazzi, gli adolescenti, dal desiderio di ritornare un po' alla quotidianità, alla normalità. Cosa rappresenta per la nostra comunità parrocchiale? Rappresenta per la comunità di Vezza d'Oglio un segno di speranza, un segno di fiducia perché tutto possa ritornare non come prima, perché questa esperienza certamente ci ha segnato nel profondo, ma con un desiderio in più di normalità, con un desiderio in più di impegnarsi e di riappropriarci della nostra vita e di tutto quello che il Signore ci dona. Avrebbe mai immaginato di vivere un'estate senza Grest? L'esperienza del Grest è un'esperienza che segna la mia estate da più di 40 anni. Ho cominciato come animatore quando avevo 14 anni e adesso che ne ho 55 mi trovo ancora a fare il Grest. Senza dubbio non avrei mai e poi mai pensato, come penso tutti quanti, di vivere un'estate anomala come questa e un'estate senza Grest. Tante regole e norme stringenti, ma tanta voglia di restituire un po' di normalità alle vite dei bambini e dei ragazzi. Come ha vissuto queste due settimane in oratorio? Beh, è stato bello, penso, per tutti, per me come per gli adolescenti, i ragazzi, gli animatori, i bambini, ritrovarsi e stare insieme, riscoprire sotto le mascherine la voglia di parlarsi, la voglia di comunicare, la gioia soprattutto del vivere nella comunità e del ritornare a una specie di normalità. Questa esperienza, anche se ridotta rispetto al Grest che abbiamo sempre vissuto, è stata per me un momento di gioia, un momento di ritorno alla quotidianità. I protagonisti di Summer Life sono stati ovviamente i bambini. Come hanno vissuto questa esperienza ce lo racconta il servizio di Fabrizio Marchetti. Siamo qui nell'oratorio di Vezza d'Oglio per vedere come bambini affrontano Summer Life. Abbiamo raccolto alcune testimonianze che vi faremo vedere nel prossimo servizio. Mi è piaciuto rivedere i miei amici e mi sono piaciuti tutti
mi sono piaciuti tutti i giochi realizzati dagli animatori. Mi è piaciuto molto perché ho rivisto alcuni miei amici e anche gli animatori. Io mi sono divertita molto in questo Summer Life e mi è piaciuto molto e sono molto contenta almeno per 2 giorni di essere venuta. Mi è piaciuto che abbiamo fatto lo stesso Grest, giocare con i nostri amici, anche se quest'anno all'inizio c'era il coronavirus e sembrava che non si poteva, ma siete riusciti lo stesso. It's full of colors and can't stop by. Just try to be the one. Essere un supereroe ai tempi del coronavirus non deve essere facile. Lo sa bene Super Mascherina, che dal 2005 accompagna l'estate in oratorio. Il servizio di Giulia Spiritelli. Il grande, l'unico, il mitico, l'acrobatico, coraggioso, supersonico, galattico, Super Mascherina è tornato. La grande novità dell'estate 2020 è proprio il ritorno del supereroe che da 15 anni anima l'oratorio. Quest'anno il brano diventa di fortissima attualità proprio per il gioco di parole tra il supereroe, Super Mascherina e la mascherina, che le norme anti-Covid ci impongono di indossare. Sfruttando il nome del personaggio è stata data vita ad una nuova avventura di Super Mascherina, con l'intento di far giocare bambini e ragazzi con un oggetto che utilizzano tutti i giorni. La coreografia che abbiamo mostrato ai bambini l'abbiamo inventata noi nella settimana prima dell'inizio del Grest e per impararla abbiamo dovuto mandarci video su WhatsApp perché non potevamo trovarci. Con un po' di fantasia e indossando la mascherina, i bambini si sono così trasformati in tanti supereroi, seguendo i passi della simpatica coreografia ideata dalle animatrici, che siamo certi continuerà a farci ballare per tutta l'estate. La merenda perfetta in oratorio e non solo. Ospite della nostra rubrica di cucina, la chef Alessandra Borghese. 5 stelle Michelin, da sempre sinonimo di raffinatezza e di eleganza. Chef che segna un connubio tra i sapori antichi della terra e la ricerca innovativa di gusti nuovi, il vero emblema della cucina italiana nel mondo. Oggi ci troviamo qui, nel suo laboratorio culinario, per imparare la vera ricetta della merenda che da generazioni unisce milioni di italiani. Grazie Clara. Gli ingredienti per questa ricetta sono semplicissimi. Pane e crema spalmabile alla noce. Innanzitutto tagliamo il pane. Andiamo poi a tagliare ulteriormente la nostra fetta. Siamo finalmente pronti per l'ingrediente chiave di questa ricetta, la crema spalmabile alla nocciola. Con l'aiuto di un cucchiaio prendiamo crema spalmabile alla nocciola QB e andiamo a spalmarla delicatamente sul pane. Questo è il risultato finale. La ricetta che da secoli unisce generazioni di italiani. Le regole per prevenire il contagio da Covid-19 ce le spiegano i bambini. No, 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 questa notte ci cambia. La prima regola è di disinfettare le mani, igienizzarsi le mani, provare la febbre. Sì. Misurano la febbre. Terza è di mettersi la mascherina. Mettere la mascherina. Distanza di 1 metro. Bisogna tenere la distanza di 1 metro. Subito dopo di noi arriva Telericordi,
l'appuntamento in prima serata del programma trasmesso durante la pausa merenda del Salone dell'Oratorio, che racconta i gres passati. Il servizio di Andrea Tomasi. L'esperienza Summer Life si conclude guardando al passato. Subito dopo Summer Life News arriva infatti l'appuntamento in prima serata di Telericordi, il popolare programma trasmesso durante la pausa merenda nel Salone dell'Oratorio. Tra estate, lo so, non ci credevi più. Un modo per stare insieme a conclusione di un'esperienza certamente diversa da quella del Gres come lo abbiamo sempre pensato e vissuto, ma non per questo meno importante. Telericordi ripercorre gli ultimi 8 anni di Gres grazie alle innumerevoli foto d'archivio e ai video più divertenti realizzati nel corso degli anni. Andiamo al mare, chissà che effetto fa. Un appuntamento simbolico che divertirà e forse porterà anche un po' di nostalgia, nella speranza che tutto quello che abbiamo vissuto insieme in questi anni possa tornare ad esistere il prima possibile. Lo vedi amico, arriva un'altra estate. Prima di salutarci vi portiamo nel backstage del nostro telegiornale. Non mi ricordo la domanda. Non ho scelto quella della spina. Don Oscar, cosa l'ha spinta a proporre? Buongiorno a tutti. Passiamo. L'esperienza del Gre... Posso partire, scusami? Guardate quanto è carino. Beh, la coda di un pacione. Ah, io non ce l'avevo. Ops. Ah, cosa c'è? Non si è visto. Si arriva la scimmia con i piedi. Ah, ok. Sì, sono mannaggia. Programma trasmesso durante la paura... Piega, io mi sono anche presa bene. Trucco. Non me lo ricordo. Indossare. Abbiamo raccolto alcune testimonianze che vi fate. Pronto, non posso neanche piangere. Che adesso ti faccio l'impianto, lei. Allora. Con quest'ultimo servizio termina qui l'edizione del nostro notiziario. Vi auguriamo una buona serata e una buona estate.